Mia madre ama raccontare la storia di quando mi chiedevano che cosa volevo diventare da grande. Io rispondevo sempre: invisibile. Non so cosa mi spingesse a dirlo, ma quel pensiero mi si è incollato addosso. È stato soltanto in seguito che ho fatto la scoperta che essere invisibile è in realtà tecnicamente possibile. In un libro che mia sorella aveva rubato in biblioteca e che io avevo rubato a mia sorella. La seguivo sulla strada del crimine, sebbene lei fosse più brava di me. Lei risplendeva di radiosa innocenza, mentre io fino ad oggi ho sempre emanato colpa. Comunque essere invisibili è semplice. Bisogna solo trovare un modo per rifrangere la luce. Wow! Ehi, vuoi ammazzarti per caso? Non ci sono ancora riuscita, ma ci sto lavorando. Io non seguivo solo lui, li seguivo tutti. E non si trattava di stalking. Si insegue un cervo per ucciderlo, impagliarlo, appenderlo alla parete e raccontare quanto stracazzo sei bravo con il fucile. Io non avevo intenzione di ucciderli e ovviamente non mi interessava affatto impagliarli. E non ho nemmeno un fucile, anche se mi piacerebbe. Il mio intento era solo controllare invisibilmente se rispettavano il nostro patto. Questo non è stalking, è a malapena spionaggio. Ok, ora so perché mi stai chiamando.